Cosa vuole fare adesso Giarrusso? Un altro movimento con i fuoriusciti? Hai detto che ne stavi parlando, però ecco, Di Battista non l'hai sentito ancora, avevi detto. Insomma, cosa succede adesso? Io mi piacerebbe fare un movimento politico che rispettasse i valori che il Movimento 5 Stelle ha tradito, soprattutto quello della democrazia diretta, e che avesse la possibilità di come dire, cancellare il gap che c'è fra sud e nord in Italia, e che noi, nonostante il 50% dei voti circa abbiamo avuto al sud, e non siamo riusciti abbastanza a migliorare la situazione. Io credo che un'Italia a due velocità faccia male a tutti, che un'Italia dove il sud e il nord viaggino alla stessa velocità, abbiano la stessa forza, faccia bene, ascoltatemi, soprattutto al nord, perché farebbe bene, benissimo al sud, riscatterebbe una nuova generazione che lo merita dopo tanti anni, un po' in alcuni casi di arretratezza, ma il nord, che è così produttivo, che ha tante industrie, ne avrebbe anche un grande vantaggio economico se avessimo un sud, insomma, più forte, con maggior benessere e con meno criminalità. Ma a chi guardi? A Casaleggio, a Di Battista, ad No, no, tutti altri? si sono fissati con Di Battista. Dico la verità, non ho sentito Di Battista, non ho sentito Casaleggio. Io guardo soprattutto ai cittadini. Io, quando ho detto che ho sentito molti delusi dal movimento, intendevo dire attivisti, cittadini, persone senza una carica. Poi, per carità, ci sono anche certamente degli ex nostri al Senato, alla Camera o nei consigli comunali, ex sindaci, per carità. Però non ho parlato con onorevoli, fra virgolette, ho parlato con cittadini. Io preferisco sempre stare vicino ai cittadini che stare vicino a chi ha la carica.